Ciao a tutti ragazzi e bentornati sempre qui su Oblivion. Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati proprio qui, se non sbaglio, perché ho registrato un episodio ma dovrei averlo perduto, per cui dovremmo essere qui. E avevamo appena finito di completare la serie di quest aggiunti dai DLC minori, cioè quelli che aggiungono principalmente delle abitazioni. Avevamo visto quelle uniche due storie, diciamo, interessanti, legate a sia al planetario che a Merun's Dagon e il suo cimelio dedrico. E quindi oggi ci accingiamo ad iniziare invece le quest di Knight of the Nines. Ecco perché sono qui a Danville, pronto per parlare con una persona qualunque, per mostrarvi che compare questo nuovo, questa nuova voce nei dialoghi della gente comune di Anvil. Se voi parlate, infatti, sembra ci sia stato un attacco al tempio, sì, della città. Quindi, va bene, bla bla bla. Insomma, parla col profeta, quindi parlando con questa gente verrete a conoscenza della presenza di un certo tizio noto come il profeta che si nasconde. Cioè si nasconde, che è qui nella città. Tra l'altro ogni tanto mi chiedo, ma come fa a essere così in alta definizione il cielo? Perché Oblivion è un gioco che è abbastanza vecchio, mi stupisce davvero questa cosa. Ma non mi pare di aver cambiato le texture però, eh? Non lo so, magari le NB evidentemente. Ma non lo so, non capisco davvero. Comunque aspetterei solo che fosse giorno per avere insomma un po' più di figaggine anche negli effetti grafici, e specialmente per trovare il nostro profeta che è qui fuori. Potete anche parlare direttamente con lui senza passare per la voce del popolo, diciamo, come preferite, insomma. Allora, intanto, vedete che adesso si aggiunge. Dovrei andare ad Andil e vedere cos'è accaduto. L'attacco nella cappella è avvenuto qua dentro, quindi entriamo pure e troveremo che c'è un bel disastro. Il disastro è il seguente, vedete, c'è un po' di sangue da tutte le parti, distruzione e anche dei morti appunto messi qui. Allora potremmo anche saccheggiarli, fossero ricchi, ma non credo lo siano. 20 di oro. Comunque c'è una scritta intorno all'altare e noi non la stiamo a tradurre, anche perché non ne sarei in grado. Non so in che linguaggio sia scritto. Non è lingua dedrica, ma magari è scritta anche normalmente. Comunque è così. Allora, gli altari sono tipo affanati. Dovrei andare a vedere con i miei occhi. Ah, aspettate, forse dovrei pregare. Boh, no, è stupido semplicemente. Sì, perché se faccio così, questo è disattivato, ok. Niente. Allora, vabbè, è un po' buggato, ma non importa. Vedete che il punto è lì. Comunque, noi parliamo col profeta, che è il tizio qua fuori. Ascoltatemi, mio popolo, va bene. Dimmi, non sono altro che un umile profeta. Attacco alla cappella. E questo inizierà. Umaril è tornato come è stato predetto da Pelinal. Missione aggiornata, vedete, ok, tutto a posto. Allora, chi è questo Umaril? Umaril l'Implume, il re stregone degli Anid, che governò questa terra per lunghissimo tempo, prima dell'avvento degli uomini. Si parla di molte ere fa, forse addirittura 3000 anni prima. Fu sconfitto da un certo eroe che chiamiamo Pelinal Whitestrake, ma lo spirito, a quanto pare, è sopravvissuto ed è tornato per, insomma, ristabilire il suo dominio sul mondo. Ok, quindi chi è Pelinal? Pelinal è l'eroe. Il divino crociato, 3000 anni fa, batté i tizi. Molto bene, ci interessa parzialmente. Dimmi chi ha attaccato la cappella, piuttosto. Non capisci niente. Beh, diciamo che una cosa divertente sarebbe la voce. Sentite la voce del profeta, come fa ridere. Poi noi leggiamo l'italiano, ovviamente, ma... Allora, qua fa una citazione in lingua elfica. Per l'eterno potere degli umani, va bene, va bene. Una minaccia. Come faremo a fermarlo? Non si può fermare non senza l'aiuto dei dei, non senza le reliquie del crociato. E serve un campione per avere queste reliquie. Ma chi lo prenderà? Beh, indovinate un po', saremo proprio noi. Ok. Chi sei tu per dire queste cose? E allora qua c'è la listona che vi fa molto onore, specie se siete avanti nel gioco. Potete dire che sono un valoroso cavaliere, sono tutto quello che siete. Siete al servizio di Sidis, quello che volete. Ma ovviamente sono tutte risposte che se gli date terminano la conversazione, perché vi dirà, ah, te la tiri troppo. Invece noi diciamo, non pretendiamo la gloria, perché siamo umili. Vabbè, lui ci dice, giudicheranno gli dei. Come trovo le reliquie? Beh, innanzitutto devi fare una cosa molto importante, ovvero la via del pellegrino. Cos'è la via del pellegrino? È un pellegrinaggio in tutti i santuari. Ne abbiamo già incontrate più volte i santuari. Non sono dei luoghi segnati sulla mappa, purtroppo, il che rende più difficile trovarli e rende un po' faticosa questa ricerca. Ma
Li abbiamo già visti. Allora, va bene. Qua, ok. Ci dà anche una bellissima mappetta. 8 e 1. 8 e 1 è... sarebbero gli 8 più 1, 9 dei. Quel più 1 è perché il famoso Talos, che era Tiber Septim, che poi alcuni dicono che è un dio, altri dicono di no, a seconda delle correnti di pensiero. Si tratta in realtà comunque di una divinità aggiuntiva che comunque dobbiamo trovare, cioè il cui santuario dobbiamo trovare. Allora, guardiamo solo se troviamo la mappa dei santuari. LM NO. Ops, magazzino fossa. Mappa dei santuari. Allora, vedete, qua ci sono i 9 santuari segnati sulla mappa. In realtà, vi dirò di più. I santuari in Oblivion non sono solo 9. Ce n'è molti di più. Per esempio, qua c'è segnato solo Arkham, e vicino a Anvil ce n'è alcuni di più. Qua ce ne sono comunque uno per Dio. Però noi, per risparmiare tempo, andremo in quelli più vicini. Quindi, allora, intanto vi dico già alcune cose. Qui, presso questo cancello di Oblivion, c'è un santuario di Mara. Solo che il cancello di Oblivion c'è capitato esattamente sopra, per cui il santuario di Mara si è sfasciato. Per cui se la quest questo principale non ha ancora fatto spawnare il cancello di Oblivion, lo troverete intero. Altrimenti, purtroppo, no. E vabbè, mi dispiace, insomma. Invece, andando di qui, potremmo trovare già da queste parti l'altare di Arkai, che è un'altra divinità. E quindi andiamo pure a cercarlo. Sì, il cavallo. E vai. Ok. Così andremo molto più in fretta. Allora, più o meno da queste parti, mi pare. Adesso vediamo se lo vediamo, magari da lontano, così potremo vedere un po' di più. Non è vero, perché si sfoca tutto. Va bene, come non detto, c'è un lupo. Ok, se l'ha presa con noi. Scusate, ma il cavallo è più lento di me, cavolo. Imbarazzante, davvero. Allora, dove sta il suo santuario? Guardiamo bene intanto sulla mappa dove siamo. Ah, no, 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 dove sto andando? Mi sto perdendo. Ho sbagliato tutto, ragazzi. Il santuario è molto più in su. È tipo qua. Beh, intanto facciamo così. Accendiamo perché c'è il lupo che ci rompe. Ok. E andiamo qua. Accampamento. Ho sbagliato accampamento. Chiedo scusa. E a metà tra... diciamo, non ci sono nemici qui. È a metà tra questa scritta qui e questa scritta qui. Potrebbe essere da queste parti. Cavallo ce l'ho ancora. Ma sentite, tra l'altro facciamo più in fretta a piedi. Non so neanche esattamente perché. Per cui andiamo pure a piedi. Il cavallo è lentissimo. Sarà l'armatura che gli pesa troppo. Ecco là il santuario. Esatto, sono quelle strutture lì, che tra l'altro sono tutte uguali. E che... oh, wow. Andiamo pure avanti, va? E che però non sono segnate sulla mappa. E questo ci dà un po' di problemi. Nel senso che per raggiungerli tutti... ah, guarda il cavallo. Per raggiungerli tutti faremo un po' di fatica. Proprio perché dobbiamo andarci a piedi. Allora, comunque il primo è questo. Facciamo una preghiera. Tra l'altro, scusate, sono bellissimi i santuari. Mi piacciono davvero tantissimo. Ok, Arkai attivato. Ora possiamo tranquillamente andare al santuario di Akatosh, che invece è più sotto. Qui, più o meno, se non sbaglio. Quindi mettiamoci pure un segno. E andiamo al Forte Strand, sapendo che al Forte Strand c'è la gentaglia che rompe di solito. Ecco, lì mi hanno già visto. No. Ah, facciamo così. So che ho l'incantesimo fortissimo, questo qui, che potrei mettere sul 3. Ok. Potevo colpire questa qui. Però va bene. Così a me non ci danno fastidio. Togliamo anche i guanti. Andiamo verso il punto che ho messo. Ok. E vediamo se troviamo un altro santuario. Magari passando di qui riusciamo a non incastrarci troppo. Dunque, eccolo qui, trovato. Più o meno l'avevo messo giusto il segno. Allora, bellissimo anche questo santuario, se posso dire. E questo è il santuario di Akatosh, che è il dio degli dei, il dio più importante, per cui ci fa onore. Ok, poi possiamo andare verso Skingrad, perché qua ci sono altri santuari un po' sparsi nei vari posti. Ce n'è tipo uno da queste parti, forse addirittura, per cui il santuario di Meridia è abbastanza vicino. Ed è quello di Talos, che sarebbe Tiber Septim, appunto, come già vi ho detto alcune volte. E da queste parti. Vediamo un po' se lo troviamo. Dobbiamo farne 9 in tutto, quindi ci vorrà un pochino, mi spiace. Cerco di farli tutti in questo episodio, dovrei riuscirci. Giusto perché, insomma, non è così interessante come attività, diciamo, non è...
così di grande intrattenimento. E insomma, se non vi interessa, non guardatele tutti. In questo episodio facciamo principalmente questo. Tiber Septim. Voilà. Bellissimo. Ora possiamo andare avanti. Allora, ne abbiamo altri. Qua ad esempio c'è queste parti del santuario di Maria. Speriamo che non fosse esattamente sotto un altro cancello di Oblivion. Questo sembrava tranquillo, però. Per cui bene. E il sole è fatto davvero bene, cavolo, eh. Allora, qui più o meno. Com'è? Lo shift è qua. Ok. Verso il nostro punto blu. Poi non ho capito perché ogni tanto Oblivion è stronzo e lagga. Quando sei negli ambienti così. Cioè fa sti drop, evidentemente. È stupido. Ok. Questo, ragazzi, è il santuario di Mara. Mara potreste conoscerla come la divinità. C'è un dedrot laggiù. La divinità dell'amore. Perché in Skyrim effettivamente è così, la chiamano così. E correlato al suo, la sua collana, diciamo, c'è la quest che vi permette. Quest. Quella roba che vi permette di prendere moglie, praticamente. Guardate anche il simbolo che è troppo figo, secondo me. Ok, quindi santuario di Mara abbiamo fatto. C'è ancora il santuario di Arkai, che però è qua sotto, per cui magari dall'accampamento, grande rampa, ci arriviamo. Accampamento che sarà pieno di gente, ovviamente. Ok, bandito mago della siepe, dammi il bastone. Stava evocando qualcuno, l'infame. C'è qualcun altro. Ok. Ok, benissimo, scusate l'interruzione. Allora, santuario di Arca è più o meno qui. Eravamo vicinissimi e non lo sapevamo. Ok, vedo già delle colonne. Qua ci sono dei... Ah, bella donna, tra l'altro qua, ecco, segnatevelo, un posto per raccogliere la bella donna se ne avete bisogno. È una pianta piuttosto importante. C'è qualche quest forse che la richiede. Ed è la pianta legata ai riti di morte, anche perché la bella donna è una pianta che esiste ed è velenosa, sul serio. In Skyrim è legata a Citis, alla confraternita oscura, diciamo. Ho pregato al santuario di... Ah, scusate, sono stupido. Ho già pregato al santuario di Arkai. Allora facciamo così. Qua c'è un santuario di Kinareth, che però è distrutto, per cui non ve lo consiglio. Invece, da queste parti, Angelo di Oblivion, dovremmo trovare, sì, più o meno giusto, un altro paio di santuari. Uno di Giulianos e uno di Kinareth, appunto. Però intero. Quindi c'è un Daedric, ma non ci facciamo vedere. Allora, vediamo un po' dove siamo. Kinareth più o meno. Ah, laggiù cos'è? No, mi è sembrato di vedere delle colonne lontane, ma mi sa che mi sbagliavo. Allora, vediamo un po'. Ecco, sto andando già nel posto sbagliato. Sempre difficile un po' trovarli perché non sono così facili da trovare, appunto. Ma è un pazzo sto qui. Avete visto che non ci ha fatto niente? Ok, ora è morto. Allora, scusate un attimo, esattamente in su, per cui dovrei andare di là. Io. Poi sapete, trovarli non è sempre così facile. Ci vuole un po'. Trovatevi una buona mappa come ho fatto io su internet e la usate per scoprire dove stanno. O se no usate la mappa del profeta, ma ci mettete un pochetto di più, insomma. A voi la scelta, diciamo. Eccolo lì. Questo dovrebbe essere quello di Kinareth, appunto. Poi c'è anche quello di Giulianos, che è anche sempre da queste parti. Ah, questa boh è una tizia pazza che prega vicino al santuario. Cioè vive vicino al santuario, di fatto. Va bene. Gli dei sono contenti. Gli dei saranno contenti. Kinareth fatto. Poi c'è, ancora un po' in qua, Giulianos. Altro santuario. Sono due molto vicini. Il che ci rende molto felici perché ci risparmia un po' di tempo. Sono vicini, beh, molto vicini. Forse faccio prima di andare qui. Sapete? Perché è un po' più vicino ancora. Allora, vediamo un po'. Vediamo da questa. Ah, ecco, infatti. Giulianos. E va bene. Ora, chi ci manca? Ci mancano Zenitare di Bella, di sicuro. E forse basta addirittura. Possibile? Ah, capo, ci abbiamo fatto? Sì, mi pare di sì. Beh, comunque, di Pella è vicino alla città imperiale, lo troviamo facilmente. Oppure anche qua da queste parti c'è un altro, forse più in su, però. Mettete che sia tipo qui.
Potremmo anche darci un'occhiata se avessimo un po' di fortuna. Fattoria Odile, che ci ricorda un bel po' di quest nei vecchi tempi. Che bello che non è mai notte, è una fortuna incredibile. Però sta in realtà sta per calare. Allora, vediamo un po' se raggiungiamo anche un altro santuario qui. Di Bella. Ah, poi ci manca Stendar, ragazzi. Stendar, eccolo là. Stendar è vicino alla città imperiale. Ce n'è pochissimi di Stendar. Uno è al, vedo qua, è al confine proprio con, sulle montagne colombiane. Non so chi è che abbia messo un santuario là. Un pazzo, evidentemente. Ma c'è, ed è là. E invece uno vicino alla città imperiale, quindi ci andremo, probabilmente, perché è più vicino ed è più comodo da raggiungere. Ok. Di Bella. Siamo molto, molto votivi, infatti stiamo facendo il più in fretta possibile. Allora, uno, quello di Stendar, dicevo, è qui, da queste parti. E credo che potremo andare, boh, qui, alla grotta magari, fonte perenne. Mi pare vicino. E ecco, adesso sì che è notte. C'è un cervo. Beh, vediamo solo se sto andando alla parte giusta, sì. Ok, importante questo. È notte, ma c'è ancora abbastanza luce da cioppa. Granchio. Ah, un nitrot, fantastico. Raccogliamolo pure. Ok, e dietro questa montagnola che non so se neanche riuscite a vedere, perché è un po' buio ormai. Dovrei aspettare però a vostro punto. Aspettiamo magari dopo. Chi è? Sento suoni. È un granchio. Stupido granchio. Allora, tra l'altro c'è una quest che non abbiamo visto. C'è un DLC, scusate, più che una quest. Che aggiunge, si chiama Spell Tomes, vi aggiunge dei libri fantastici che vi danno delle abilità, appunto. Però questi li trovate nella gente che è comune, i maghi che vi attaccano così. E dovremmo avere la fortuna di trovarne uno. E non sempre ce l'abbiamo. Sono sempre carini, perché sti libri qui vi aggiungono degli incantesimi gratis, praticamente. E incantesimi spesso abbastanza forti. O comunque sono libri di valore, per cui in ogni caso fa sempre piacere averli. Però io non posso farci più di tanto, nel senso, se non compaiono difficilmente potrò... Ma che mira c'è? Potrò farvi vedere, per cui o ci compare il tizio oppure niente. No, sono venuto fino a qui perché ho visto sto fiorino, questa pianticina. Ok. Stendar, fatto, che ci manca Zenithar. Vero che ci manca Zenithar. Diamo un attimo un'occhiata, così vediamo subito. Che ne Talos, Akatosh, Arche. Allora, quanti ne abbiamo fatti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne manca uno. E quell'uno è proprio Zenithar, quindi santuario di Zenithar. Ce n'è uno vicino a Kvatch, però non sono mai riuscito a trovarlo. Qui, tipo, da queste parti. Per cui preferisco puntare sul sicuro e andare qui. Dove mi pare ce ne sia proprio uno vicino. E è abbastanza accessibile anche. Se abbiamo fortuna di giorno, non abbiamo fortuna ovviamente. Quindi aspettiamo qualche oretta. Tante orette. E così ci godiamo anche il santuario di Zenithar. Allora, le 6 è già presto, magari un po' di luce c'è. Dico bene? Pochissima, aspettiamo almeno un'altra ora, perché se non si vede davvero niente ed è uguale. Beh, scusate, però cosa devo aspettare? 9, aspettiamo le 9. 9 e mezza si vede bene. Ok. Fantastico. Allora, eccolo qui. Sulla strada. Molto bello. Suggestivo, devo dire. Nella foresta. Questa è una foresta davvero bellissima. Mi piace tantissimo. In tutta questa zona. Perché ha degli alberi grossi. E sotto il sottobosco è abbastanza pulito. E quindi è molto bello. Allora, avete visto che è venuto il messaggino. Gioisci, tutto completato. Sei contento. Pregato al santuario di Zenithar. Dobbiamo andare. Dobbiamo pregare e attendere una visione. Pregare significa semplicemente attendere. E infatti, voci strane. Tu cerchi le mie reliquie con un cuore degno. Oh, fantastico. Chi è che ci parla però? Caricamento, ovviamente, per svelarcelo. Wow. E vedete che siamo finiti in sto posto che secondo me è troppo figo. Perché è praticamente è sospeso su Siodil, no? Cioè avete proprio la città imperiale là sotto. E sarebbe un bel voletto cadere, in effetti. Non ci fossero tutte ste nuvole, potresti addirittura vedere Bruma e tutte le altre città. Però invece niente. Non possiamo neanche aprire il menu perché dobbiamo ascoltare quello che ci dice questo. Questo qui, comunque, chi è secondo voi? Vedete che dal fantasma, dall'apparenza, indossa effettivamente tutte le armature del crociato. Perché questo qui è proprio il fantasma di Pelinar.
o Pelinal, come si chiamava, non mi ricordo più. Insomma, il grande eroe che ha sconfitto Umaril ai tempi del regno di Alessia. Quindi, Umaril è tornato, il più disgustoso, che suo nome Empio sia maledetto mille volte. Va bene. Credevo di averlo vinto, ma avrei dovuto saperlo. Gli schiavisti sono una razza molto... Chissà perché schiavisti, ma non so. Si vede che gli elfi schiavizzavano gli uomini, probabilmente sì. Umaril ha trovato un modo per ingannare la morte, cosa che io non ho potuto fare, infatti sei morto. Questo Umaril, ovviamente, vi spiego cosa aveva fatto praticamente. Era riuscito a, in qualche modo, far sì che la sua anima non morisse, anche se il corpo moriva, un po' alla Voldemort, no? E, ovviamente, quindi, questo Pelinal ha ucciso Umaril, però l'anima di Umaril è rimasta viva e quindi adesso ha potuto tornare. Quello che dovremo fare noi sarà uccidere sia il corpo che l'anima di Umaril. Allora sì che sarà morto sul serio, avremo salvato il mondo da questa minaccia e tutte quelle future. Però questo ovviamente aspetta un po' di tempo a accadere. Ci vorrà un po'. Bello sto cielo però, eh. Ok. Posso mostrarsi dove si trovava una volta. Non so esattamente di cosa stia parlando. Non so se parli dell'armatura o di Umaril. Adesso ce lo dirà o lo scopriremo, insomma. Perché non ho letto, chiedo scusa. Addio cavaliere, possono gli dei concederti di distruggere definitivamente Umaril, cosa in cui io ho fallito. E il cavaliere scompare. Scompare, cioè fa tre passi e poi si ferma. Va bene. Speriamo che un caricamento adesso interrompa tutto. Ok, guardia l'ossia. Ed eccoci di nuovo nel nostro boschetto, dopo aver fatto questa visione fantastica. Ecco, non ho letto, di nuovo. Mi rivelò dove si trovava il santuario perduto. Quindi dobbiamo iniziare a cercare le rovine. Le rovine sono nel suo santuario nascosto. Ora, cosa facciamo? Andiamo all'accampamento Acque Dolci e prima di immergerci però nelle rovine vere e proprie, mi dispiace, ma vabbè, aspettate, c'è un tizio schifoso che vuole morire. E ci riesce. Ci lasciamo con una super inquadratura della città imperiale in sottofondo. Facciamo così. Non so, mettiamo una tenda così. Davvero molto suggestiva. Non so perché mi piace sempre fare l'inquadratura. C'è un cadavere pure. Va bene, non perdiamo troppo tempo. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio troveremo l'antica tomba del cavaliere. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.